Antonella Clerici fuori dalla Rai? Ecco cosa è successo ad una delle presentatrici più amate dai telespettatori della TV pubblica. Tra i conduttori più amati del piccolo schermo c'è sempre stata Antonella Clerici, capace di conquistare il pubblico con la sua spontaneità e simpatia. Da anni entra nelle case degli italiani con il suo sorriso autentico e la sua capacità di mettere a proprio agio collaboratori e ospiti. Ne ha fatta di strada in TV la Clerici, arrivando a conquistarsi uno spazio in programmi che sono diventati appuntamenti fissi dei palinsesti. Il suo lavoro è una delle priorità della sua vita, accanto all'amore per Vittorio Garrone e alla crescita della figlia Mael. Antonella Clerici sogna le nozze con Garrone e tanta felicità per Mael. Antonella Clerici sembra aver trovato la sua serenità accanto a Vittorio, l'uomo capace di farle battere nuovamente il cuore dopo la delusione del passato. Ho avuto due mariti e poi Eddie, il papà di mia figlia. Sono una che ha sempre ricominciato, ma con Vittorio, Garrone, NDR, è la volta buona, ha detto la conduttrice che sogna le nozze proprio con il suo compagno attuale. Il desiderio di invecchiare accanto all'uomo che ama si accompagna a quello di veder realizzata la figlia Mael, che ha raggiunto l'età dell'adolescenza e di cui la Clerici è molto orgogliosa. Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo, buongiorno, squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi, racconta Antonella, che sottolinea anche come la giovane Mael abbia una forte passione per la musica. Che possa essere questo il suo futuro? Antonella Clerici. La decisione inaspettata che l'ha spiazzata. Il sorriso proverbiale di Antonella Clerici è stato messo più volte in discussione nel corso degli anni. Non tutti conoscono, infatti, le diverse difficoltà che ha dovuto affrontare la presentatrice. Intervistata dal settimanale, che ha rivelato i momenti più ostici della sua carriera. Quando facevo la conduttrice sportiva fui esclusa dalla squadra di dribbling per i mondiali 90, ma poi Enrico Mentana mi richiamò, altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato, ha raccontato. Un episodio in particolare l'ha ferita profondamente, ma le ha dato al tempo stesso la forza per rimettersi in gioco. Quando ha saputo, infatti, di essere incinta di Mael, ha dovuto affrontare l'esclusione dai programmi che stava conducendo in Rai. Lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori. Per fortuna condussi Sanremo e le mie quotazioni risalirono, ha dichiarato la Clerici.